Rete 4, Rai 3, Canale 5, Rai 1, Italia 1, La 7, Rai 2, Sky TG 24. Soldi parte. Dove andiamo a dire i nostri temi? Ecco, e questo è proprio il problema. Magari sulla cosa. La cosa, il nostro canale. Dovete aprirvi al mondo, all'Italia. Stiamo venendo in televisione. Guarda, ho detto anche alla sua collega, se in televisione si parla di IMU e di come risolvere definitivamente il problema dell'IMU sulla prima casa degli italiani, io vengo, perché stiamo lavorando su quello in commissione finanze. Dicalo, giuro. No, si gira. Dica a Barbara D'Urso, lo giuro. Dicalo, giuro. Perché dobbiamo interpretare queste forme di... Perché lei dice, vengo, se parliamo di IMU, di IRAP, di IVA, io vengo. Ce la facciamo a fare 2-3 ore di IMU, di IRAP, guardi, e di alleggerimento fiscale alle piccole e medie imprese. Facciamo uno speciale, però lei deve venire in trasmissione. Uno speciale. Va bene, lo speciale. Guardi, avesse potuto e voluto votare, chi sarebbe stato il conduttore delle parti? Secondo lei, ma lo dica, da cittadina, non da onorevole. No, non lo posso dire, perché adesso sono comunque cittadina, però... Ho sempre una carica istituzionale, però ho un'idea molto chiara, molto precisa. Sì, non quello che ha vinto, però. Non quello che ha vinto, quindi la seconda, noi? No, no, non lo so. Ascolti. Non mi dica tutto quello. Guardi un po', per il fatto che prima si perde. Dove si perde? Si perde nel palazzo, non arriva mai in tela. Ma non è vero, ma anche questo, ma perché dobbiamo fossilizzarci su un episodio che ha avuto, è già stato, diciamo, chiuso in una parentesi. Andiamo a vedere Crimi, tutto quello che ha fatto e che ha anche come capogruppo il lavoro immane. Perché non andate a vedere i nostri progetti di legge? Perché non andate a vedere quello che ha... No, non ce li fate raccontare, non ce li fa... Vede, io racconto dell'Imo e lei dice che Crimi si è perso. Che senso ha? Cosa interessa alle persone, alle imprese che stanno chiudendo, che Crimi si è perso nel palazzo? Alle imprese queste cose non interessano. Interessa un alleggerimento fiscale serio e definitivo, che può essere portato avanti soltanto da persone che sono svincolate a determinate logiche lobbistiche e quindi possono ripartire il carico fiscale una volta per tutte in modo perequato e non soltanto fa caricarlo sui poveri cittadini, che alla fine sono quelli da cui si scuciano perennemente i soldi. E noi questo vorremmo che lei venisse a dire. Quindi chi ha l'onestà intellettuale e la libertà di poter proporre un carico fiscale perequato che tocchi proprio prima le classi sociali che in questo momento hanno di più, ma non hanno di più magari perché lo meritano, ma perché appartengono anche ad un sistema lobbistico che bisogna scardinare. Oggi avete, così la chiamano i giornali, non voi, la resa dei conti. Oggi pomeriggio avete sì, la resa ma anche dei questo conti. È che gossip cosa? Anche questo è gossip. La Priola, sì. Furnari vanno via, Zaccagnini pronto ad avanzare. E io prima di tutto questo devo studiarmi tutti gli emendamenti che dobbiamo fare per l'IMU, che prossimamente appunto quest'estate sarà bollente per la riforma del credito. Su Rodotà sì, Rodotà no. Ancora Rodotà, ma Rodotà. No, per dire, siccome queste sono le nostre notizie Rodotà? Di legno, no? Noi siamo al secondo posto, quindi. Grandi in cima alla classifica. No, il discorso sono vere o non vere? No, sono faziose o non faziose queste notizie? Il discorso di Rodotà è stato già ampiamente dibattuto, secondo me più di quanto non dovesse essere per l'interesse. Però dico, le notizie che io ne ho sottoposto sono faziose o sono reali? Guardi, spesso i suoi colleghi mi hanno posto delle notizie anche reali, però non le ho mai viste mandare in onda. Alla fine tutto quando io parlo di carico fiscale non va in onda. Il carico fiscale. Tutto il mio lavoro sul fiscale, sull'impegno che metto per cercare di risolvere i problemi dei cittadini non viene mai mandato in onda. Viene solo mandato in onda quando Grillo ha detto quello e quello ha risposto quell'altro. Questo rimane. Quindi se lei mi fa questa cortesia, questo me lo dà. Lo prendo io al limite. Perché per significa altri colleghi, che lo togliamo a lei e lo diamo a casa. Di legno, glielo assicuro, però le notizie sono vere. Meglio di legno che d'acciaio, dai, possiamo sempre recuperare. Ok, grazie.